Proseguiamo adesso con il genere neoclassico e vedremo a questo proposito l'Allegretto scherzando del 1997. Questa coreografia venne proposta e incidentalmente segnalata come migliore coreografia originale al Premio Étoile 97 di Napoli che si svolse al Teatro Cilea. Pur nella novità che caratterizza questo lavoro rispetto ai precedenti in stile neoclassico e nella varietà anche linguistica di questo lavoro, l'Allegretto scherzando è sicuramente una delle realizzazioni più compiute, più unitarie che Liliana Merlo abbia realizzato. Qualcosa che unisce ad una grande plasticità, ad una grande eleganza, una sorta di austerità tipicamente classica che a tratti potrebbe essere detta addirittura monumentale. Anche in questo caso l'argomento è l'amore di coppia, ma visto in questo caso soprattutto come un gioco, una specie di trastullo estremamente gratuito, quasi privo di senso. O forse fornito di un senso che, come diceva Pascal, la ragione non può comprendere. Tutto questo, visto, filtrato attraverso le lenti di una infinita poeticità.